Ciao ragazzi, di nuovo io e il mio amico, nonché collaboratore Achille, risponderemo a due delle vostre domande passo subito la parola ad Achille che risponderà appunto alla vostra domanda. Eh sì, molte pazienti donne quando vengono a studio e dall'analisi della composizione corporea si evince che c'è un bel po' di ritenzione idrica, mi chiedono: ma dottore, quali sono i cibi che posso mangiare e quali quelli che posso evitare per cercare di alleviare un pochettino i sintomi della ritenzione idrica? Allora, i cibi da evitare quali sono? Carni rosse consumate in modo smisurato, hamburger, fritti, patatine, cereali raffinati, dolci, Nutella. Invece, quali sono i cibi da preferire? I cibi da preferire sono pesce bianco, carne bianca, uova non fritte, cereali non raffinati, verdure, olio extravergine d'oliva. Da evitare il sale, ma il sale non toglierlo completamente, ma metterne un pochino, perché ovviamente togliere completamente il sale, per una serie di processi che non stiamo qui a spiegare, determina un aumento ulteriore della ritenzione idrica e quindi dell'infiammazione. Vi rispondo a questa domanda che mi è giunta ieri, particolare, dove una persona mi chiedeva perché avrebbe dovuto affidarsi a me. Non rispondo ovviamente parlando di me personalmente, ma rispondo a questa domanda, ovvero come scegliere un buon personal trainer. La risposta è molto semplice: bisogna scegliere una persona che abbia la passione reale per il proprio lavoro. Questo logicamente è, almeno per quel che mi riguarda, il presupposto principale. Subito al di sotto di questo vengono quelle che sono le competenze della persona. Ma di sicuro posso dire che non bisogna scegliere un personal trainer in base alla propria fisicità o alla propria immagine estetica. Ragazzi, allora, noi aspettiamo sempre le vostre domande nella nostra pagina Facebook Fitness e Alimentazione oppure nel nostro canale YouTube, e come sempre vi risponderemo e cercheremo di essere il più precisi possibile. Ciao! Ciao a tutti!